Ciao a tutti diversamente giovani e bentornati sul mio canale, io sono la Squinzia e questi sono gli anni 90. Con il video di oggi inauguriamo un mini ciclo che a tutti gli effetti meriterebbe una rubrica ad hoc su Super Quark. Parleremo infatti della fauna, delle tribù, dei gruppi sociali che erano protagonisti assoluti degli anni 90 e 2000. E cominceremo con loro, i Truzzi. Io sono Susy. Una ragazza truzza. Andremo insieme alla riscoperta della truzzaggine anni 90 e 2000. Esploreremo il loro mondo, il loro habitat e i loro armadi. Prima di cominciare però, come al solito, vi invito a lasciare un bel like sotto a questo video, quindi iscrivetevi al canale e azionate la campanella per non perdervi tutti i prossimi appuntamenti. E ora tirate fuori dall'armadio le vostre vecchie felpe della Lonsdale. Via con la sigla e cominciamo! Nella scala evolutiva dell'uomo, dall'australopiteco al sapiens, un giorno, non si sa come, qualcosa andò storto e nacque lui, il truzzo. Re delle notti anni 90 e 2000, campione di calci in culo e tagadà e consumatore accanito di gom gel, il truzzo, anzi i truzzi, si sono fatti strada come fenomeno sociale a partire dagli anni 80, quando erano semplicemente visti come una versione degradata, cafone e kitsch dei paninari, affermandosi invece con una certa dignità, per così dire, e peculiari tratti distintivi solamente poi negli anni 90 e 2000. Riuscire a riconoscere un truzzo ovunque in Italia è sempre stata abbastanza semplice. Se ne avete mai incrociato uno o più di uno, visto che si muovevano sempre in branco, il primo senso a essere colpito ancor prima della vista era l'olfatto. Quel misto pungente tra profumo Kenzo, gel per capelli e sudore, perché precisiamolo, non era tanto dovuto alla scarsa igiene quanto al fatto che era assai comune indossassero delle t-shirt sintetiche di scarsa qualità, benché griffate. Dicevo, quell'odore ci si infilava tra le narici fungendo da primo campanello di allarme. Ancora prima di passare all'analisi del look, altro elemento tipico distintivo del truzzo era l'andatura. Che fosse da solo o in gruppo, l'obiettivo per lui sembrava essere solamente uno, occupare più spazio possibile. Eccolo quindi farsi strada tra la folla con i gomiti alti, con le mani infilate nella tasca del bomber, le ginocchia aperte molleggianti e le punte dei piedi all'esterno. Un solo truzzetto di 1,70 m circa e non particolarmente fisicato, pensate, riusciva a occupare in media lo stesso spazio di Mario Adinolfi. E questa sua volontà di occupare sempre più spazio traspariva anche dal suo abbigliamento. A partire dalle scarpe, che dovevano essere grosse, che fossero Nike Silver o Squalo o Shox, i lacci andavano allargati al limite, con la linguetta di fuori resa più spessa da un paio di calzini extra inserito appositamente per pomparla. Altro tipo di calzatura molto amata, gli anfibi, con la punta di ferro, anch'essi tenuti slacciati. Vista l'inutilità di questo gesto su quel tipo di calzatura, c'è chi sostiene che il truzzo molto semplicemente non fosse in grado di fare i nodi alle stringhe, ma non esistono studi scientifici che confermino questa teoria al momento. Passando ai pantaloni, qui ecco entrare in scena l'animo modaiolo del truzzo, perché sì, i brand per lui sono importanti e non seguire le tendenze è il primo passo per essere allontanati dal branco. Il truzzo quindi rivela tutto il suo animo fashionetto sfoggiando jeans cargo, attillati o a zampa d'elefante a seconda delle mode e dei momenti storici. L'elemento che però accomuna queste scelte stilistiche non sono tanto i brand in sé per sé, quanto il fatto che la scelta ricade sempre su modelli ritenuti oggettivamente più brutti delle singole firme. Che siano Energy o Lonsdale, D&G, Richmond, Angel Devil, il truzzo sceglierà sempre il modello che qualsiasi altro cristiano non indosserebbe mai. Pieni di strappi con slavature eccessive o con applicazioni di dubbio gusto quali zip inserite alla membro di segugio o schizzi di vernice colorata, giusto per fare qualche esempio. Non venivano disdegnati i pantaloni in tuta, acetata o felpa che fosse, tendenzialmente però di due soli marchi, Adidas con gli Adibreak primi della lista o i più recenti Frankie Garage. A tenere in su questi pantaloni l'immancabile cintura, e qui per il truzzo si apre un mare di scelte, da quella basic della cinta in corda con la fibbia in metallo alla sua versione più elaborata della fucking criminal, fino alle cinture in pelle, griffate Gucci o D&G, che tendenzialmente venivano acquistate su eBay a cifre improbabili,
diventando quindi motivo d'orgoglio del nostro Truzzo, che credeva di aver sviluppato un fine senso degli affari quando in realtà aveva comprato un falso, pagandolo comunque a un prezzo maggiorato rispetto a quello che Abdullio gli avrebbe proposto sulla spiaggia. A far capolino sopra il cinturino dei pantaloni, l'elastico dei boxer, che a seconda dei momenti storici e delle relative mode ha avuto più o meno visibilità. Anche in questo campo il Truzzo rivela tutta la sua vanità. D&G e Calvin Klein, le griff più amate, ma erano più per l'elite, per il capobranco. Il Truzzo medio non aveva timore di sfoggiare l'elastico con la banalissima scritta uomo di quei boxer e slip comprati tanto al chilo al mercato dalla mamma. Già detto che le t-shirt erano tendenzialmente sintetiche, il ventaglio di brand qui era abbastanza variegato. Lonsdale, Gucci, D&G, Angel Devil, Merck, Baci Abbracci, Sweet Tears, A-Style, Armani, Pickwick, Richmond, De Puta Madre, ma non solo. Sì, perché il Truzzo ama fondamentalmente tre cose: la figa, la discoteca e lo sport. E quando si tratta di sport, per lui esistono solamente due mondi: il calcio e la MotoGP. Ecco quindi che non era affatto raro trovare Truzzi con addosso magliette della propria squadra del cuore, o in ogni caso maglie evocative come quelle di Holly e Benji, belle attillate per mostrare il fisico da sollevatore di marmitte. Variante sul tema molto apprezzata erano le polo, rigorosamente con il colletto tirato all'insù e tendenzialmente o Fred Perry o Lonsdale, perché come le Fred Perry, le Lonsdale avevano le righe colorate sul colletto e sul bordo della manica, e questi due elementi erano fondamentali. Sopra la t-shirt una bella felpa della Lonsdale, Sweet Tears, Baci Abbracci, Gucci, Calvin Klein e tutti gli altri brand già menzionati in precedenza. L'importante era ostentare il benessere. E quindi il brand doveva essere enorme ed evidente, proprio a prova di cieco. Ma per le grandi occasioni il Truzzo sapeva sfoggiare pure un maglioncino tinta unita abbastanza anonimo, a patto che però fosse con il collo a V e di colori altamente impattanti come il rosa shocking o il giallo fluo. Ah, la sobrietà. A difendere il Truzzo dal freddo inverno la giacca per antonomasia, il bomber, che veniva sfoggiata ininterrottamente da ottobre a maggio perché il ragazzo era sprovvisto di capi a mezzo peso da mezza stagione. Tra i brand preferiti troviamo Essenza, Kejo con il suo modello pieno di zip e top a bandiera che hanno fatto sognare, anzi avere gli incubi, negli anni 2000, o ancora Everlast e tanti altri brand. Ma quando si trattava di Truzzi più abbienti, la giacca era solamente una, il Parka Wurrich. Il Parka Wurrich nero, verdone o per i più arditi rosso sta al Truzzo come il Moncler sta al Paninaro. A completare il look, ecco far capolino un berretto da baseball appoggiato sopra la testa perché non doveva schiacciare i capelli, accuratamente acconciati con chili e chili di gom gel o fructis, di cui portava sempre una confezione extra da conservare nel sottosella dello scooter. Al berretto, spesso come ad ogni copricapo che si rispettasse, erano applicati dei piccoli accessori per evidenziare la mascolinità e lo status di alfa. Borchi e piercing finti erano assoluti protagonisti della visiera, infatti. In estate poi grande spazio era dedicato agli occhiali da sole tendenzialmente enormi, griffati Dior, Gucci, Ray-Ban o Carrera, e non era inusuale seguissero la stessa sorte delle cinture acquistate online. Nonostante prerogativa del Truzzo fosse l'ostentazione della propria mascolinità, era solito a diverse cure estetiche considerate socialmente tipicamente femminili. Il viso solitamente era glabro come quello di un pupo, le sopracciglia modellate ad ali di gabbiano, che vorrei avercele io, e il corpo abbronzato tutto l'anno grazie alle lampade. Non era raro infatti che queste attività fossero svolte in compagnia di fidanzate altrettanto truzze, il cui look a livello di brand sostanzialmente era simile, ma differiva per alcune caratteristiche peculiari. Che fosse una taglia 38 o una 48, l'importante per la truzza era mostrare più centimetri di pelle scoperta possibile. Quindi che fosse estate o inverno, la parola d'ordine era ombelico di fuori e pantaloni a pelo di canala, con perizoma abbondantemente in vista. Le felpe spesso erano sostituite da coprispalla a rete, il cui scopo era far sembrare alle braccia della giovane un salame con tutti i rotolini che comparivano a prescindere dalla forma fisica. Se poi nel dubbio si vedeva anche il reggiseno sempre nero addosso con magliette e top bianchi, bonus di 1000 punti in truzzosità. I capelli andavano rigorosamente lisci, piastrati e nero corvino tinti, anche se alcune varianti consentivano i colpi di sole alla Jerry Halliwell davanti alla presenza di un colore naturale e più chiaro, ma anche lì
la piastra fondamentale. Alla pelle perennemente abbronzata si accompagnava un make-up talmente pesante che, pensate, si narra nessun maschio truzzo sia mai riuscito a vedere la propria compagna senza. Ma dove era possibile incontrare il truzzo? Praticamente ovunque. In centro, seduti su qualche panchina in gruppo, dove era possibile sentire alcune delle loro espressioni più comuni come «Goddao!» o «Micchia guardi!» o «Bella frate!» o ascoltare la loro musica riprodotta prima dai lettori CD con casse esterne incorporate, quindi dal Nokia 3310 sotto forma di suoneria sfondatimpani, quindi dagli smartphone con lo speaker a palla. Oppure eccoli, mi sembra già di vederli, fare le vasche in coppia insieme alla tipina, o al centro commerciale rigorosamente dentro al footlocker di turno, o ancora allo stadio, ovviamente in curva o in gradinata. Il truzzo, insomma, dove lo metti, sta generando il vuoto intorno a sé. Ma i suoi habitat prediletti erano fondamentalmente due: la discoteca e il Luna Park. Re incontrastato del calcio in culo a mostrare la propria virilità ciuffando la codina per vincere il giro gratis, o a cercare di rimorchiare le tipe sugli autoscontri, o ancora a dare la prova di essere alfa in equilibrio sul tagadà. Il truzzo è da sempre affezionato alle giostre, dove tendenzialmente viene trasmessa musica eurodance o registrazioni di serate al Jais, Ultimo Impero, TNT e Diabolica. In tal senso, la sua serata ideale prevedeva appunto una prima, una fase di riscaldamento alle giostre, da cui passava all'organizzazione per le serate nei locali maggiormente di grido tra gli anni 90 e 2000. Infatti, oltre ai già citati Jais, Ultimo Impero, TNT e Diabolica, è di fondamentale importanza ricordare lo Studio Z, l'Insomnia, il Duplé, il Cocorico e tanti altri, oltre ai locali di tendenza limitrofi alla sua residenza, quelli che era possibile raggiungere comodamente in scooter. Phantom, Booster, Energy o Nitro e, assolutamente sì, elaboratissimi. Meta preferita per le vacanze del truzzo, qualsiasi posto dove fosse possibile ballare tutta la notte e bere cocktail colorati e di dubbio gusto, fino a stare male. Rimini, Riccione, Milano Marittima, Ibiza, ma anche Mykonos e più recentemente Gallipoli. Messia del truzzo è il sommo e unico franchino, cantastoria delle sue nottate leggendarie insieme ai profeti Robert Miles e Gigi Dug. Non era raro poi che il truzzo, al suo risveglio nel pomeriggio domenicale, si ritrovasse con la faccia tumefatta, emaciata e gonfia di lividi. Perché non rari erano gli scontri tra fazioni avverse per futili motivi, ma come i Saiyan più arrivano vicini alla morte e più acquistano forza, così allo stesso tempo il truzzo più le dava e prendeva e più acquisiva figosità e gloria eterna. E direi che con questo la nostra riscoperta del truzzo finisce qui. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, quali erano i tratti distintivi del truzzo nella vostra regione, perché come ci ha insegnato quel meraviglioso programma che era Tamarreide, in ogni zona d'Italia il truzzo, il tamallo, aveva i propri tratti distintivi. Io, come ben sapete, vengo dalla Liguria, quindi inevitabilmente il mio racconto è mutuato molto dai truzzi che, appunto, dalle mie parti mi circondavano. Anche se ovviamente il tutto è stato accompagnato da uno studio accuratissimo sul quale non dovete mai dubitare. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, azionate la campanella per non perdervi i prossimi appuntamenti e soprattutto questo mini ciclo dedicato alla fauna anni 90 e tutte le prossime uscite. Io adesso, sapete che vi dico? Vado a fare un falò con le mie vecchie felpe della Lonsdale. Noi invece ci vediamo al prossimo video. Aspetta, aspetta, non te ne andare, ho una cosa importante da dirti. Lo sai che per tornare indietro nel passato non serve nessuna macchina nel tempo? Ti basterà rimanere qui sul mio canale e guardarti uno di questi due video. Ce ne sono più di 100 sul mio canale YouTube, tutti dedicati agli anni 90 e 2000. Io ti consiglio di guardarli tutti, ma armati di fazzolettini, perché qui si piange fortissimo.